La nuova ordinanza che è stata appena emanata dall'Ufficio Mobilità Sostenibile è un'ordinanza che tiene conto di tre principi. Uno è il principio di sicurezza di tutti gli utenti del centro storico, a partire dai pedoni che sono il soggetto più fragile della mobilità. Il secondo principio è un principio di ascolto attivo. Questa ordinanza viene a quasi 3 mesi dalla prima, frutto di numerosi incontri, diciamo, anche comprensione del punto di vista di chi usa i velocipedi. Il terzo principio è il principio di dinamicità, imponendo, ribadendo il limite dei 6 km orari, che è un limite che consente ai velocipedi di passare, ma di passare in sicurezza rispetto ai pedoni. E anche c'è una novità importante rispetto a Corso Vittorio Emanuele, in cui i monopattini sono vietati, in modo non soltanto da, diciamo, ridurre le possibilità di incidente, ma anche per evitare quel fenomeno di rilascio dei monopattini a noleggio ovunque nell'asse monumentale della città. Mentre le biciclette sono interdette soltanto nei fine settimana, lì dove ovviamente quella strada diventa anche una piazza, diventa un luogo della passeggiata. Anche sul Viale Ruggero VII c'è una novità: soltanto nei giorni festivi e prefestivi, dalle 10 del mattino alle 19, viene interdetto il passaggio dei velocipedi, sempre per tutelare quella, in qualche modo, è come se in ogni strada ci fosse durante la settimana o durante la giornata uno scambio di utente privilegiato. Ci sono orari e giorni in cui sono i pedoni, gli utenti privilegiati, altri orari in cui sono i ciclisti e coloro che usano la micromobilità. Assessore, proprio sui mezzi a due ruote c'è grande preoccupazione da parte della cittadinanza per quella che è la condizione del manto stradale. Che risposta diamo ai cittadini? Abbiamo cominciato a dare risposte, probabilmente lo devo ammettere ancora troppo lente rispetto alle esigenze e alle necessità, perché il rifacimento del manto stradale e del marciapiedi è una delle priorità su cui abbiamo messo anche risorse importanti, grazie anche all'assestamento di bilancio fatto dal Consiglio Comunale a fine dell'anno scorso e con la previsione del nuovo bilancio. Questo ci permetterà di intervenire progressivamente in funzione ovviamente delle criticità maggiori sulle strade, sui marciapiedi, sulle corsie riservate, sulle piste ciclabili. E non dobbiamo dimenticare che non sono soltanto i mezzi a due ruote che sono, come dire, in pericolo, ma sono anche le persone che camminano, sono i disabili e, notizie di pochi giorni fa, la tragedia che è occorsa a un nostro concittadino che, diciamo, ha scappato in una buca che lo ha ferito. Sono criticità, ahimè, annose. Da troppo tempo non si è fatta manutenzione in questa città per mille motivi. Pianando progressivamente il bilancio, abbiamo messo in campo degli strumenti che consentiranno di agire e risolvere questo problema.